Andiamo a Bologna perché nella sua casa di Bologna appunto c'è chi ha conosciuto personalmente Edoardo Focherini, Franco Varini, partigiano della 5ª Brigata Otello Bombicini, la divisione di Bologna. Con lui c'è la nostra Caterina Dall'Olio. Ben trovata Caterina, a te vogliamo subito domandare di farci dire che cosa ha motivato la partecipazione alla resistenza di Franco Varini che è accanto a te. Assolutamente, Gabriele. Infatti, Franco, ti chiedo subito, tu come mai e quando hai deciso di entrare all'interno dei partigiani? Ma ho deciso, direi, assieme ad un gruppo di altri amici, eravamo sui viali di circolazione, vedemmo, era l'8 settembre, il passare di carri armati, eccetera, la cosa ci insospettì, e poi subito dopo vedemmo i tedeschi che entravano in una caserma nostra, prendevano fuori i militari, a quel punto decidemmo di fare qualcosa contro di loro. E questo fu il modo più vero di entrare nella resistenza, non tutte le panzane che si raccontano. E da quel momento ci sentimmo niente, veramente oppositore del nazismo, partigiano di 20 anni in seguito. Questo è chiarissimo, però poi ci fu un evento molto importante nella tua vita perché tu eri giovanissimo, avevi 17 anni e sei stato arrestato. Fui arrestato perché su di me pendeva l'imputazione di aver ucciso il maresciallo dei carabinieri. Questa cosa non corrisponde alla realtà, e io ho sempre affermato che non ero stato io, ma avevo una persona che purtroppo testimoniò contro di me. Però a un certo momento, dopo ebbe un tracollo, e pertanto io di fatto mi salvai. La mia condanna a morte venne commutata di lavori a vita, e da qui presi il cammino dei campi di concentramento. Prima Fossoli, poi Bolzano, e poi nei lager nazisti di Flossen, Buchenwald, eccetera, eccetera. Questa è la mia storia. Ed è proprio così che tu sei arrivato a conoscere Edoardo Focherini, proprio quando tu fossi arrestato. Io ho conosciuto Edoardo Focherini esattamente nel luglio del 44. Perché nel luglio del 44? Perché nel luglio del 44, esattamente il 12 luglio, una data storica del 44, ci portarono a Fossoli. Perché io ricordo esattamente la data? Perché quella mattina avevano prelevato dal campo di concentramento di Fossoli 70 ostaggi, 70 prigionieri, che vennero fucilati nel campo di nel poligono di Sibeno. Allora, in quel momento io entravo ufficialmente nel campo. Nel campo, così, presi conoscenza di una certa realtà che poi in fondo, a forza, devo dire la verità, non era un campo talmente terribile. Vi si viveva. E c'era Focherini. Conobbi Fuccherini in un modo particolare. Quest'uomo, che a me pareva molto anziano, in effetti poteva avere 35-38 anni, non so esattamente, lo conobbi perché prese nei miei confronti. No, adottò una simpatia particolare, scusate il termine, adottò, che non è molto felice, però prese una simpatia nei miei confronti. Seppi dopo, molto dopo, quando tornai dalla prigione, che a casa aveva lasciato 7 figli. Allora, a quel momento lui cominciò a chiamarmi Topolino. Questo nome mi ha accompagnato per tutto il periodo della mia prigionia. Poi una cosa molto importante, tu non sei cattolico eppure hai deciso di testimoniare nel processo di beatificazione di Focherini. Perché? Che cosa ti ha animato? Mi ha animato un fatto importantissimo, che purtroppo viene talvolta spesso dimenticato. Quando caricarono, io ho parlato dei 70 prigionieri fucilati, benissimo, quando li caricarono, 3 di loro riuscirono a non salire sul camion, 2 si buttarono fuori. Teresio Livelli, questo lo seppi in seguito, si nascose in una baracca, e in seguito seppi che in quella baracca per un mese intero chi le dava il vitto, la copertura, così. Di questo ne parliamo dopo, però appunto tu hai testimoniato proprio per Focherini, per la persona che è stata anche per te. Perfetto, perché Focherini per me, l'ho detto anche davanti al Tribunale Cattolico, meritava non solo di essere beatificato, di essere fatto santo.